Ciao, in questi video presento tutte le fasi di costruzione di questo robottino che si chiama Otto Cardi, Cardi da cardboard, perché è fatto interamente di cartone. Il progetto Otto DIY è un progetto internazionale open source che riguarda appunto la costruzione del robottino con la stampante 3D. Infatti ci sono tutte le informazioni, sia dei disegni per realizzarli in stampante 3D, sia ovviamente tutto il software. Io ho pensato che, visto che la stampante 3D non è a disposizione di tanti, soprattutto nelle scuole, di farlo interamente di cartone. Infatti si basa su dei disegni tecnici e questi disegni saranno incollati su cartone ritagliato, e quindi praticamente questi sono gli strumenti che si utilizzano per realizzarlo. La base è Arduino Nano, una shield, cioè una scheda di espansione, quattro servomotori e un sensore di prossimità, cioè un sensore ultrasuoni. Il robottino viene programmato sia con l'ambiente di programmazione di Arduino che con Otto Blockly, che è Blockly è un ambiente di programmazione realizzato da Google. Quindi è un ambiente tipico di programmazione a blocchi come Scratch o altri, molto semplice da usare. E infatti questo progetto riguarda non solo la costruzione del robot Otto Cardi, ma anche l'applicazione didattica, quindi in ambiente STEM, del robottino, soprattutto l'ambiente di programmazione Blockly, per realizzare, quindi per insegnare il coding, quindi insegnare a pensare ai ragazzi. Quindi è pensato sia per le scuole primarie, non tanto nella costruzione quanto nell'uso della programmazione, che per le superiori, dove in realtà c'è tutta la parte che riguarda costruzione, disegno tecnico, quindi ritaglio, montaggio, elettronica e poi programmazione. Quindi direi che è un progetto molto integrato e sicuramente interessante per i ragazzi, perché alla fine con pochissimi soldi si costruisce un robottino che è anche simpatico. Oltretutto, essendo di cartone, si può rivestire di una serie di abiti o di colori o di altri sistemi di vestimento, diciamo, con cui i ragazzi poi si possono sbizzarrire all'infinito. Bene, cominciamo.